con la ricetta facile per un pan di Spagna alto e soffice. Uova, zucchero e farina, non serve altro. Un pizzico di sale se volete, un aroma tipo vaniglia e limone. Molto importante non utilizzare uova fredde di frigorifero. Pesiamo le uova perché le uova variano a seconda delle dimensioni, quindi è meglio pesarle. Va aggiunto lo zucchero che sarà metà peso delle uova. Esempio, io 270 g di uova metto 135 g di zucchero. Faccio lavorare con una planetaria o se avete un frullino, va bene anche il frullino. L'importante è lavorare almeno 10 minuti, ma non di più. Mi raccomando, non esagerate con la lavorazione, se no il vostro pan di Spagna si afflosscerà. Guardate dopo 10 minuti che è composto, solo uova e zucchero. Vedete? Deve scrivere così. Aggiungiamo la farina che è sempre metà peso delle uova. Nel mio caso ancora 135 grammi. Non smontiamo mai il composto di uova e zucchero, perciò dal basso verso l'alto. La farina va sempre aggiunta poca alla volta, sarà più facile mescolare e non smontare il composto. La farina deve essere sempre setacciata. Mi raccomando, lentamente e con pazienza. È proprio una fase delicata questa. Con questa base si predilige fare un dolce al cucchiaio, perfetto per una torta cremosa. Imburiamo una teglia dai 20 ai 24 cm. Potete usare anche carta forno, ma io per comodità, perché voglio che sia bello tondo, senza difetti, il mio pan di Spagna, quindi infarino e imburro una teglia. A questo punto avrò già scaldato il forno a 170 gradi, meglio se ventilato, questa volta. Di solito uso statico, però meglio ventilato col pan di Spagna. E lo facciamo cuocere 20-25 minuti. Non aprire mai lo sportello del forno prima di questo tempo. Fare la prova a stecchino, sempre e comunque. Vai in forno, battiamo almeno 2-3 volte, si assesta tutto il composto. Eccolo qua, lasciamo raffreddare e lo mettiamo capovolto su una gratella. Guardate quanto è soffice, perfetto per i dolci da decorare. Nel prossimo video, una torta della mamma.